Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è un giorno speciale. 104 anni fa, Padre Pio da Pietrelcina fu segnato con le stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. I segni dell'amore crocifisso lo resero conforme anche esteriormente all'amato, come il poverello di Assisi. Vogliamo allora contemplare in questo breve momento di preghiera quanto dia pienezza di senso alla vita dell'uomo la sequela di Cristo sulla via della croce. Accogliamo con devozione anche questa sera la parola di Dio e la testimonianza di Padre Pio. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferire ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Mi vidi dinanzi un misterioso personaggio che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. Insieme recitiamo la giaculatoria. O glorioso San Pio, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore, aiuta anche noi a conformarci, mediante le prove quotidiane, al Cristo povero e crocifisso. Immagine di Cristo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case, e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.